Benvenuti alla Tara, nuova puntata dedicata al nostro territorio. Oggi ci concentriamo su acqua e casa, che sono due beni primari per ciascuno di noi. Lo facciamo come di consueto con due amici graditi. Alla mia sinistra Lorenzo Perra, che è il presidente di Publiacqua, e alla mia destra Luca Talluri, che è presidente di Casa Spa. Cominciamo da Perra, perché insomma cominciamo da sinistra. Qual è la situazione dei territori che serve Publiacqua? Ricordiamo che Publiacqua è il gestore del servizio idrico non soltanto per Firenze e per la provincia di Firenze, ma anche per comuni di altre province, quindi in realtà un po' variegata, no? Sì, Publiacqua gestisce 45 comuni in 4 province, il Valdarno, quindi siamo della provincia di Arezzo e parte della provincia di Firenze, la provincia di Firenze, l'area urbana, il Chianti, il Mugello, con esclusione dell'Empolese, tutta la provincia di Prato e la provincia di Pistoia, compreso il capoluogo, diciamo, fino alla Val di Nievole, anche se la Val di Nievole poi è di un altro gestore. Qual è la situazione? La situazione è che Publiacqua ha raggiunto la maggiorità, quindi ha superato i 18 anni di concessione. Oggi possiamo dire che pressoché tutti i cittadini di quest'area hanno l'acquedotto, che sembra una cosa scontata detta così oggi, non lo era fino a pochi anni fa. Il Chianti, ricordo che nel 2003 in una grande siccità rimase senza acqua per 3 mesi e mezzo. Fu servito da autobotti, no? Da autobotti per 3 mesi e mezzo, ma questo avveniva anche nella città di Prato quando c'era una riduzione del servizio idrico d'estate, di notte. Il comune di Pistoia era largamente non servito dall'acquedotto, quindi tutto questo oggi si è superato grazie alla realizzazione e alla messa in esercizio del bilancino in Mugello, che ha consentito di alimentare la Sieve e poi l'Anconella, ma anche grazie alla costruzione di un acquedotto che è tutto collegato, quindi dall'Anconella, da Firenze si arriva fino a Pistoia passando per Prato, si arriva per tutto il Chianti e quindi anche in un'area dove storicamente, tradizionalmente, morfologicamente acqua di falda non c'è, l'acqua arriva a tutti. E questo, diciamo, è il primo elemento, lo iniziamo un po' a dimenticare, per cui in qualche maniera non si vedono più gli stati evolutivi del gestore, ma in realtà c'è un altro fatto che è intervenuto, e cioè che oggi gran parte del nostro territorio è depurato. Anche questo è scontato, non era scontato fino a pochi anni fa. Nel 2014 la popolazione depurata, quindi 5 anni fa, era il 65%, oggi è oltre l'80%. Che vuol dire la popolazione depurata? Perché vuol dire che l'acqua consumata e quindi resa sporca, quando viene riversata nella fognatura del passato, finiva nei fiumi, nei laghi, nei campi. Oggi invece viene captata appunto dalle fognature che portano quest'acqua a impianti di depurazione. La città di Firenze fino a pochissimi anni fa, la riva sinistra dove io sì, orgogliosamente vivo da 46 anni, non era servita dalla depurazione, quindi scaricava in Arno. Il gran parte del Chianti, direi pressoché tutto il Chianti, gran parte del capoluogo di Pistoia non era servito da depurazione, e quindi tutto questo è stato realizzato attraverso una politica di investimenti molto consistente. Quanti? Oltre 1 miliardo di euro. Ci arriviamo, facciamo riprendere fiato a Perra, andiamo da Talluri, perché anche le case popolari sono come dire, un asset importante per una coesione sociale generale. Qual è la situazione degli alloggi popolari a Firenze, non solo la provincia di Firenze, no? Perché Casa Spa gestisce tutte queste case, appartamenti.
Sì, Casaspa gestisce circa più di 13.000 case popolari nel Lode Fiorentino, che è tutta la provincia di Firenze, escluso l'Empolese Valdessa. Perché gli Empolesi hanno sempre voluto fare da sé, poi un giorno c'è una trasmissione su perché gli Empolesi... Esatto, esatto, e anche sulla casa fanno da sé, hanno Publicasa e fanno da sé con 1.500 alloggi. Il Lode Fiorentino la metterei giù così, visto che siamo anche alla tara, bisogna farsi anche un po' di tara anche su di noi stessi. Poco se mi sento, tanto se mi confronto. Cioè Casaspa è un gestore di case popolari che ha i parametri di gestione, diciamo, tra i migliori d'Italia, sia nel rapporto tra dipendenti ed alloggi gestiti, sia per quanto riguarda le morosità sui canoni incassati, sia per quanto riguarda le occupazioni e la gestione degli alloggi, ovvero di quelli che sono vuoti da ristrutturare. Questo ci dice che il gestore delle case popolari nel Lode Fiorentino vive ormai in una fase consolidata, storicamente consolidata, di buona gestione. Peraltro la sfida che abbiamo introdotto con i comuni, in accordo con i comuni, è quella di, come dire, oltre a fare una buona gestione immobiliare, di introdurre dal 2018 una forte professionalizzata, standardizzata, direi ingegnerizzata, come si suol dire oggi, gestione sociale. Essere il caronte che individua gli invisibili, chi ha bisogno e li porta alla soluzione del problema, sperando che si possa risolvere, ovviamente. Io credo che questa sia la sfida dei gestori di case popolari tutti, e quindi anche di Casaspa. Mi viene da dire questo, ovviamente questa buona gestione, no, che ho appena descritto, di sistema, e che è storicamente consolidata a Firenze e nel Lode Fiorentino, però vede ancora oggi delle necessità. Nel Lode Fiorentino c'è più di 3.000 persone in graduatoria per una casa popolare, e siccome chi è nella fascia nera, cioè i poveri, non lo stabilisce il tallura a cena, ma lo stabiliscono le leggi, in questo caso la legge regionale della Toscana dice da qui in giù ti ha diritto a una casa popolare come reddito. Ne manca 3.000 in Lode Fiorentino, di cui 2.200 nel comune di Firenze. Io quindi credo... Quanti ne avete da ristrutturare? Lei mi parlava appartamenti... Beh, nel ristrutturare abbiamo un numero che è quello fisiologico, perché ovviamente gli alloggi si vuotano, si devono ristrutturare. Ce ne sono circa 120-150 su 13.000. Rispetto alle esigenze... Esatto. Dopodiché vanno ristrutturati tutti e velocemente, perché anche quello diventa inaccettabile avergli vuoti. Detto ciò, rimangono questo numero su 13.000. E quindi è evidente che la partita è quella di chiedere ai decisori politici, compreso quelli della regione toscana, che ha visto la regione alla delega alle politiche dell'abitare, diciamo, di considerare il tema delle case popolari una priorità. Sì, anche perché se hanno diritto, le strade sono due: o si diminuisce il numero dei poveri, che sarebbe la soluzione migliore, oppure si aumenta il numero delle case. Mi sembra l'emancipazione economica, diciamo, è come dire la cosa più auspicabile, questo è evidente. Ecco, Pera, lei ha parlato di tutti questi investimenti e sostanzialmente ha scattato questa fotografia. Guardate che le persone servite da Publiacqua magari lo danno per scontato, così come quando si spinge un interruttore e si accende la luce, però voi aprite un rubinetto, ci mettete un bicchiere sotto e bevete dell'acqua che, insomma, è potabile e spesso anche buona, e che però viene dall'Arno. Quindi, primo. Secondo, adesso, a differenza di quello che avveniva un po' di tempo fa, l'Arno non riceve più, come dire, inquinanti, ma riceve sostanze che non sono inquinanti, che è, come dire, un trionfo. Cioè, a dirlo così, verrebbe Greta, le darebbe la mano a lei, ai suoi predecessori, no? E invece, quando si parla di pubblica acqua, dice la bolletta è cara, magari non sa neanche quanto spende, l'acqua, ma perché devo spendere tutti questi soldi? O addirittura c'è chi dice l'acqua è di tutti, per cui non si dovrebbe pagare per avere l'acqua, no? Ma allora, c'è da mettere forse anche un puntino su lei. Molti puntini su lei. Purtroppo sul servizio idrico nel corso degli anni si è fatta un po' di demagogia. In Emilia dicono panna, in altri luoghi dicono demagogia, per cui si è semplificato molto. E molto per approssimazione si è dato per scontato cose che invece non lo sono. Innanzitutto, come veniva ricordato, Publiacqua ha una peculiarità a differenza di altri territori: non ha acqua, non ha acqua di falda, quindi non ha acqua di qualità che hanno bisogno di un processo di potabilizzazione molto poco spinto. Questo non avviene a Roma, questo non avviene a Milano, dove l'acqua di falda o l'acqua di lago è particolarmente presente, particolarmente diffusa. A Firenze, Prato e Pistoia l'acqua viene dall'Arno. Il 65% dell'acqua
che viene immessa nell'acquedotto da Publiacqua proviene da fonti superficiali. Le fonti superficiali hanno il colore che vedete quando guardate dentro i corsi di acqua. Quando piove tanto si capisce. Quando piove tanto sono molto sporchi, quando piove tanto il processo di potabilizzazione è molto complicato. Il flucculante, che è una parola magica utilizzata dai tecnici della potabilizzazione di Publiacqua, viene utilizzato in maniera molto spinta. Nei giorni di piena tutti si rivolgono al presidente Publiacqua un po' compiacente dicendo ora avete l'acqua. Quelli sono i giorni peggiori, sono i giorni quando l'acqua ha qualità peggiori in termini di sporcizia, ma la stessa cosa avviene d'estate quando l'acqua è molto densa e quindi ha bisogno di ulteriori processi di potabilizzazione. Publiacqua fa questo e devo dire che in Italia lo fa assieme probabilmente soltanto a Torino, che ha fonti molto similari, in quel caso il Po in quel caso è più pulito dell'Arno perché siamo nella fase iniziale del fiume, non in una fase intermedia come quella di Publiacqua. E questo è un pezzo. Publiacqua ha investito, come dicevo prima, oltre €1.200.000, diciamo alla fine del 2019, investirà altri 500 milioni da qui al 2024. Tra l'altro, lo ricordo a tutti, le tariffe non aumentano più dal 2018 e così non aumenteranno nel corso degli anni fino al 2024. Anche questo è un elemento positivo che dovrebbe in qualche maniera tranquillizzare e farci concentrare sulle sfide da raggiungere. Investe però, dicevo, un valore che è alto in valore assoluto ma è alto anche in valore relativo, cioè in termini pro capite l'investimento di Publiacqua è circa €78 abitante anno. Che vuol dire? Vuol dire che è circa più del doppio, scusate, del valore medio italiano, che è intorno ai 35-36 euro. È un valore che ci fa vincere il campionato italiano, non ci fa vincere ancora il campionato europeo. Vabbè, la Champions insomma, League. Tifando la Fiorentina ci si accontenta già ci di questa prospettiva. Diciamo. Però in Europa è €90, è una media molto alta perché il livello diciamo di qualità a cui che l'Europa ha è più elevato di quello italiano sulla gestione dei corpi superficiali e della depurazione, però è la direzione che noi abbiamo intrapreso e che vorremmo raggiungere. Ecco Talluri, lei diceva mancano 3.000 case, ora io faccio un po' il provocatore, no? Ultimamente voi avete consegnato delle case bellissime perché c'hanno, no, zero insomma sono molto ecologiche, sono fatte in legno. Probabilmente costeranno di più, allora c'è chi potrebbe dire ma non converrebbe fare diciamo le case un po' più spartane e farne di più? Io dico una cosa che ho sentito dire. Beh, intanto noi costruiamo circa mediamente sulle gare d'appalto che facciamo a tra i 900 e i 1100 nel metro quadro per costruire in classe A anche spinta. Stiamo costruendo edifici ormai che sono attivi, direi. Il progetto che stiamo per finire, che è quello di Torre degli Agli, importante anche per dimensione, davvero è un gioiello da un punto di vista edilizio e dell'efficienza energetica, diciamo, energetica e non solo, diciamo. Quindi i costi sono, come dire, ragionevoli e quindi questo si dimostra che si può fare case, diciamo, ad alta efficacia, efficienza prestazionale, non solo energetica, ma di qualità della vita, di comfort abitativo. In secondo luogo, mi verrebbe a dire questo, ci sono delle normative che sono recepite dalle direttive europee che prevedono l'obbligo di costruire in un certo modo. Quindi il pubblico, peraltro, come dire, da questo punto di vista lo deve fare anche prima del privato. Quindi noi costruiamo in questo modo anche per questo motivo. Quindi i costi sono ragionevoli e c'è un obbligo di norma per cui si costruisce in questo modo. Perfetto. Vorrei chiederle anche com'è il rapporto con gli inquilini di queste case. Cioè è un rapporto omogeneo, ci sono invece delle problematiche? Ci sono degli inquilini ideali? Beh, questo è il cuore del problema insieme a quello di aumentare il numero degli alloggi. È evidente che le relazioni interpersonali sono tutte brillate. Le persone sono sempre più sole, i nuclei familiari sono sempre più soli. Come dire, le relazioni interpersonali, amicali, familiari, di vicinato sono saltate. Questo è un tema che applicato ai più poveri diventa più critico rispetto, come dire, alla media delle persone normali. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo fare uno sforzo in più, ovvero l'azienda deve organizzarsi per andare a riconoscere gli inquilini come persone, non più soltanto come utenti di un alloggio, di un'infrastruttura, di un immobile,
ma riconoscerle come persone per comprendere i temi della qualità della vita, dell'abitare. Quindi gestire attraverso la mediazione conflitti, che sono di tanti tipi, ogni conflitto ha bisogno di un certo tipo di mediazione, gestire le fragilità, mettendo l'azienda in rete con la rete istituzionale sociosanitaria e del volontariato che insiste sul quartiere, in maniera tale da, come dire, incontrare la persona, perché spesso queste persone non sono prese in carico dal sistema sociosanitario, perché per essere presi in carico bisogna rispondere a tutti i requisiti di norma. Se te ne manca uno, tu sei preso in carico, però io penso che se te ne manca uno, tu sei pezzo avanti, tu sei più simile a quello 1 a 5 rispetto a quello 1 a 0. Certo. E quindi è evidente che noi dobbiamo cominciare a gestire questo elemento qui, cioè quello dell'essere gestori sociali. Ovviamente questo, quello della gestione della mediazione, dei conflitti e delle fragilità, come dire, si aggiunge al tema dell'accompagnamento all'abitare, cioè l'accompagnamento all'abitare è l'educazione anche a uno stile di vita un po' più resiliente, un utilizzo intelligente dell'alloggio che viene fornito, degli spazi a comune, degli spazi pubblici. Queste tre attività, che sono tipicamente, diciamo, più sociali che tecniche infrastrutturali, a mio avviso sono il cuore dell'attività che deve contraddistinguere un gestore di case popolari. Perra, ma la bolletta è l'acqua, è cara o no? Perché tutti dicono l'acqua è cara l'acqua. Ma è tutto relativo. Poi io chiedo, allora, quanto pagate? Esatto, no. Infatti la domanda che normalmente io faccio è quanto si paga di acqua. Generalmente c'è un balbettio generale, io do un prezzo, un valore che è quello medio, e normalmente si dice no, non è vero. Poi dopo comincia un mormorio che probabilmente è quello vero. Il prezzo dell'acqua è, come dire, è un terzo del valore di quello che si paga per il telefono mediamente, è un quinto di quello che si paga per il gas nel periodo invernale, è un terzo di quello che si paga dell'energia elettrica. Quindi da un punto di vista, come dire, di confronto con gli altri servizi è più basso. Ecco, ma perché secondo lei c'è questa idea per cui la corrente elettrica è giusto pagarla e l'acqua no? C'è questa cosa, allora, no? C'è un po' questo retropensiero. Questo retropensiero, ma perché c'è stata un'affermazione del fatto che l'acqua è un bene primario, che è un'affermazione, lo ha detta anche lei all'inizio della trasmissione. L'acqua è di tutti, trasmissione. Fatto una campagna l'acqua politica. È di tutto, come l'aria è di tutti, come i rifiuti sono di tutti, come tutto quello che è essenziale è di tutti. In realtà nella modernità è essenziale anche l'energia elettrica. Non c'è una distinzione. Però diciamo l'acqua dell'Arno è di tutti, però non è l'acqua che non va quel secchio a prendersela, no? L'acqua dell'Arno sporca è di tutti. È l'acqua dell'Arno che viene sporcata è di tutti, l'ambiente è di tutti, però. Quindi in qualche maniera il processo è un processo che tende a dare l'acqua per come è necessaria, ma a restituire l'acqua all'ambiente per come è opportuno, che una civiltà contemporanea, moderna, con aspirazioni, come dire, di miglioramenti come quella toscana e locale, vuole che il servizio venga dato. Ha un costo, ma ha sempre avuto un costo. Il perché si dica che non è che costi troppo, non lo so. Purtroppo, come dicevo prima, è un'approssimazione che ci siamo dati nel tempo. Quello che noi cerchiamo di fare è di fare ovviamente meglio il servizio, con qualità maggiori, ma anche con tempestività più efficace, quindi in tempi più brevi realizzare i nostri interventi, ma è anche quello di fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere il valore del servizio. La reputazione dell'azienda non si basa, come dire, su una pubblicità, su un marchio messo a casaccio in qualche luogo, ma è quella su raccontare alle persone, partendo anche dai più giovani, che cosa è il servizio idrico, quali sono le attività che vengono realizzate da un gestore, che sia Publiacqua o che sia qualsiasi altro gestore del servizio presente in Italia o in Europa. E invece c'è chi dice, invece gli alloggi pubblici non costano nulla, ci sta dentro la gente o le Ferrari o le Porsche. Allora, c'è un controllo? Emergono situazioni del genere? Cioè ci sono furbetti della casa popolare? Beh, allora, noi facciamo... Anche questa è una cosa che si sente dire spesso, sì, no? Sì, certo. Io credo vada detto un po' di cose, insomma, che poi se no si rischia davvero di trasformare delle balle, diciamo, in luoghi comuni, e poi diventano, come dire, chiacchiere da bar e da basport. Con tutti i rispetti di basport, esatto. Io frequento e amo e adoro, insomma, certo. Perché andare a ragionare di Fiorentina e basport è la cosa più bella che si possa fare nell'ambito di una settimana. Detto ciò, intanto i poveri tendono a rimanere poveri, questa è la verità, e questo è il grande problema. Dalle case popolari non si esce perché i poveri non riescono a emanciparsi da un punto di vista economico. Quindi non perché gli fate le case belle. No, ecco. Perché i poveri rimangano poveri purtroppo in questo paese. Questo è il vero problema. Non c'è emancipazione sociale, non c'è, come dire, crescita sociale, oltre che economica.
I controlli vengono fatti annualmente sui redditi, i redditi sono quelli, come dire, per entrare e anche per uscire imposti dalla norma. Oggi sono con l'ISEE, un tempo erano con l'IRPEF, quindi l'ISEE è ancora più rigorosa perché si va a vedere anche uno che c'ha in banca, oltre che, e emerge chiaramente che cosa? Che i punti poveri rimangano fuori. Anche perché spesso le macchine grosse, come vi ho detto, sono poi, se si va a vedere i valori reali di quelle macchine, perché poi le macchine hanno dei valori, come certo, dire, possono essere grosse, ma se hanno 5 anni non valgono più nulla come valore reale. Quindi da questo punto di vista, diciamo, i controlli li facciamo, li becchiamo, quando li becchiamo insieme a comuni li buttiamo fuori con lo sfratto per morosità, oppure gli aumentiamo il canone se, come dire, li becchiamo che hanno dei redditi più alti. Io penso questo, penso sostanzialmente che il vero problema delle case popolari è che noi stiamo introducendo negli ultimi 8 anni, come dire, persone sempre dal reddito bassissimo, cioè la fascia nerissima della fascia nera, quindi canone minimo sociale. E quindi può apparire che quello che è, come dire, un po' meno povero possa apparire anche benestante. Ma in realtà qui, come dire, la verità è questa, che da questo punto di vista nelle case popolari, almeno nel Lodi Fiorentino, i controlli sono fatti e, come dire, al netto di quelli che sono molto furbi, cioè che dichiarano che sono fisiologici. Beh, se certo, non si può pretendere dai gestori di case popolari o dai comune di fare, come dire, il lavoro della Guardia di Finanza, perché altrimenti, come dire, io penso che fin troppe volte c'è persone, a partire anche da ministri, che si mettono a fare la difesa di dipendente pubblico e piglia lo stipendio pubblico, come quello dell'anagrafe, che però ha la divisa. Il dipendente pubblico che prende lo stipendio, la mesata dallo Stato, che ha una divisa, deve fare il compito come quello dell'anagrafe. Certo. E quindi è chiaro che le forze dell'ordine devono fare le forze dell'ordine e la finanza deve fare la finanza. Noi non si deve fare la finanza. Fate gestori. Noi si fa i gestori. Perra, il macellaio alle nostre spalle fa una bistecca e la vende a tutti uguali. Voi portate l'acqua a un comune grande come Firenze, a delle realtà piccole magari stanno nel Chianti o ancora più lontano o in situazioni ancora diverse. E garantite un servizio omogeneo. Quali sono le difficoltà? Cioè, date a tutti la stessa bistecca, però, diciamo, c'è quello più alto e quello più basso. Sì, allora, un principio come dire, caratterizzante i gestori di ambito è che siamo andati verso una uniformità di servizio, quindi, come dicevo prima, l'acqua adesso ce l'hanno tutti, anche quelli che prima non ce l'avevano, la depurazione ce l'hanno tutti, anche quelli che prima non ce l'avevano. In più è stato deciso di socializzare non soltanto i benefici ma anche i costi, quindi si paga lo stesso euro per lo stesso metro cubo, che si sia nella cucuzzolo della montagna o nell'area urbanizzata. Quindi anche per questo magari qualcuno paga un po' di più per mandare l'acqua a quello del cucuzzolo. Però esatto, questo normalmente viene ripartito, cioè certo, i costi minori sarebbero chi paga un po' di meno, nelle aree media, no? Esatto, nelle aree urbanizzate si pagherebbe di meno, nelle aree montane o dispersi, più lontane dalle fonti di approvvigionamento si pagherebbe. Allora, già ci si lamenta perché c'è le persone abbandonano le montagne, le campagne, poi li vogliamo far pagare anche un botto d'acqua. Noi contribuiamo affinché questo spopolamento del cucuzzolo della montagna non avvenga. Però, a parte gli scherzi, è un principio sacrosanto che ha consentito di fare un salto di qualità. In realtà ne hanno beneficiato non soltanto coloro che vivevano in montagna o le aree più lontane dai centri urbanizzati. Firenze, Pistoia e Prato, io li ho citati come casi di grande beneficio sui servizi che hanno adesso rispetto a quelli che avevano prima, la depurazione in primis, ma non soltanto, per almeno Pistoia e Prato le fonti di approvvigionamento erano molto scarse, la qualità delle fonti di approvvigionamento era scarsa. Abbiamo presentato nei giorni scorsi uno studio sulla falda pratese raccontando come il processo di potabilizzazione spinto, eseguito da Publiacqua, abbia migliorato la qualità dell'acqua sottostante, quindi abbiamo contribuito non soltanto ad accrescere paradossalmente la quantità ma anche la qualità disponibile. Talluri, lei è anche presidente di Federcasa, che sarebbe l'associazione nazionale che mette insieme le varie case spa di tutta Italia. Allora, com'è la situazione in Italia? Cioè, noi abbiamo capito siamo collocati benino, e per il resto come va? Beh, la situazione dal punto di vista della gestione, della qualità gestionale, è a macchia di leopardo. Le case popolari hanno un'immagine spesso negativa perché ci sono effettivamente delle punte d'eccellenza di cattiva gestione e di territori in cui veramente la gestione non è fatta bene e che devono migliorare, hanno l'obbligo di migliorare perché inquinano anche, come dire, l'immagine della gestione delle case popolari e inquinano il dibattito decisionale, perché è evidente che l'idea che se i gestori pubblici, come dire, sono cattivi gestori, come dire, è evidente
che c'è chi può dire chiudiamoli o smettiamo di dargli soldi. Quindi io sono, come dire, un attento, come dire, critico di, dei miei colleghi e delle aziende che gestiscono male. Però ci sono anche tanti buoni gestori come Casa Spa Firenze. Questo è il primo punto. Secondo punto, il dato più generale, a mio avviso, che è interessante da mettere in evidenza è il seguente. Le case popolari esistono da 120 anni in tutta Italia, sono nate all'inizio del Novecento. Dentro questi 120 anni c'è una fase storica degli ultimi 20, che è quella della regionalizzazione della delega, lo Stato l'ha passata alle regioni a fine anni 90, in cui il sistema si è esaurito, è andato in esaurimento, sono finite le risorse. Può cambiare il presidente Federcasa nel frattempo, ovviamente siamo tutti pro tempore, e come dire, è poco interessante che il sistema decida di dare la risposta strutturale ogni 19 o ogni 22. Certo è che in termini storici sui 120 anni, compreso gli ultimi 20 in esaurimento, il sistema Italia deve decidere il che si fa la di Confiorentino delle case popolari nei prossimi 20 anni. Questo è il vero tema, perché ci sono 320.000 domande in graduatoria in tutta Italia, ci sono 850.000 case popolari con i 3,8 di patrimonio di case popolari sui residenziali, che è troppo basso, la media europea è intorno ai 6, noi siamo ai 3,8, quindi le case popolari mancano. Nonostante ci sia una decrescita, nonostante ci sia molto patrimonio costruito, il tema è che manca case popolari. E a mio avviso, come dire, va utilizzato tutte le forme per raccoglierle, facciamo l'agenzia sociale per la casa, andiamo a prendere le case sfitte inutilizzate del privato, però in realtà c'è bisogno anche di costruirle, facendo rigenerazione urbana delle periferie, che spesso fanno anche schifo, a partire da operazioni su aree pubbliche dismesse, che sono da riutilizzare, oppure facendo demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico e quindi aumento del numero degli alloggi. A mio avviso, se si vuole dare una risposta sistemica, quindi reale nei numeri, cioè si parla di torte e non di ciliegine, perché è bello parlare di ciliegine, sì, o co-housing, sì, o del social housing, tutto vero, tutto giusto, tutto serve, tutto è complementare, però c'è un tema e si alla base. Ci vuole la torta, oltre le ciliegine. Perra, questa campagna contro la plastica favorisce il consumo, l'aumento del consumo di acqua del rubinetto, che è comunque anche... Anche in questo caso parliamo di un cavallo di battaglia di Publiacqua, no? Sì, allora, noi ci auguriamo che lo favorisca. Avete distribuito un sacco di borracce, no, nelle scuole. Esatto. Se aumenta il consumo non aumentano i ricavi per il gestore, quindi noi lo facciamo per una politica ambientale. Sta aumentando anche in un territorio in cui il consumo dell'acqua di rubinetto è molto alto. Il 60% di chi vive nell'area di Publiacqua usa abitualmente l'acqua del rubinetto come acqua principale, diciamo, per bere. Noi ci auguriamo che aumenti, è una politica come dire, che ha un motore che deriva da lontano, che sta alimentando tanti cuori giovani il venerdì, che si ritrovano per sostenere iniziative di questo genere. Quindi noi ci auguriamo che, visto la buona qualità, l'ottima qualità della risorsa che noi consegniamo nelle case dei cittadini, questo porti a un utilizzo, non dico universale, ma sostanzialmente il più alto possibile, perché questo consente di produrre meno plastica monouso, di buttarla via meno e quindi di contribuire al miglioramento dell'ambiente in cui viviamo. Borracce ne avete distribuite tantissime, no? 13.000 borracce nelle 307 scuole primarie ai bambini della prima elementare. Continueremo per i prossimi 5 anni, poi stiamo facendo campagne specifiche con l'aeroporto, con i comuni, con le società sportive. Ne faremo una presto, sensazionale, non posso dire, stavo per bruciare la notizia, ma lo farò alla Tara la prossima volta che verrò, con un ente molto importante che di fatto è una piccola città all'interno della regione Toscana. Non è Casa Spa. Lo faremo anche con Casa Spa. Poi ci sarebbe da parlare anche dei fontanelli, e sono un altro fiore all'occhiello di Publiacqua, ma siamo arrivati alla fine. Grazie a Lorenzo Perra, grazie a Luca Talluri. Noi ci vediamo la prossima settimana, ci facciamo anche gli auguri di Natale. Ciao.